Sono le 7 del mattino. Il monsone soffia da sud-ovest, come sempre in questo periodo dell'anno. La stagione delle piogge, ma per fortuna oggi il cielo è terso, la visibilità è buona. I nostri clienti maldiviani hanno organizzato questo volo privato per portarci a visitare l'area di progetto, un arcipelago situato a sud dell'atollo di Lavivani. Certo, ho viaggiato tanto nella mia vita, soprattutto per lavoro, Parigi, New York, Dubai, ma non avrei mai immaginato di portare la mia bambina di 2 anni su un idrovolante in rotta per un'isola deserta. Sorvolando una miriade di atolli, rimango incantata dalla bellezza della natura incontaminata e dalle sfumature dell'oceano. I nostri clienti hanno ottenuto quest'area in concessione dal governo per sviluppare il progetto di un resort con un centro benessere. Scivolando sull'acqua, l'idrovolante arriva a destinazione. A piedi nudi sbarchiamo e ci dedichiamo alla perlustrazione in lungo e in largo dell'isola, all'alba e al tramonto, in superficie come in profondità. Così, tra un meeting all'ombra delle palme e un'immersione alla ricerca dei fondali più belli dove posizionare la spa, catturiamo il Genius Loci e lo riportiamo a Roma insieme ad una noce di cocco. Nel nostro studio il progetto prende vita. Mi ritrovo ad immaginare ville in stile tradizionale sospese sull'acqua cristallina o a cavallo di banchi di sabbia. Ville in riva al mare, giocate sul contrasto tra il design contemporaneo e le tecniche di costruzione tradizionali, tra il volume in cemento armato e la capanna di legno sospesa su piloti fondati nell'acqua. Ma nel progettare la spa che ho potuto restituire qualcosa che mi appartiene più profondamente, la conoscenza delle discipline olistiche, derivata da anni di pratica e insegnamento dello yoga. La spa è il gesto architettonico più forte del complesso, la nostra firma. Il design è ispirato a un ramoscello, un pontile che collega la zona benessere alle stanze private, sospese come dei bozzoli sulla laguna. Al culmine del ramoscello galleggia sull'acqua il padiglione per la pratica dello yoga, uno spazio raccolto dal quale connettersi con l'immensità dell'oceano e dell'anima.